كلمة تحكي شو المعنى شو فيها اذا صوتك اعلى سمع وتسكت العالم اصبع اصبع على فمك كلمة تحكي شو المعنى شو فيها اذا صوتك اعلى سمع وتسكت العالم اصبع على فمك اصبع على فمك ما في ثقل انا جاي كم قطعة ما في سلسلة متابع ولا حد ما في عظمة ما في مطعم مرقة سلطة لحمة بلا دم ورقة حمرة بس انا مش من كندا قلبي مكانة وبحترم مرتك كوميدي بخيل بس جاي اضحكك كوميدي طويل مش عشان السقعة كلمة تحكي شو المعنى شو فيها اذا صوتك اعلى سمع وتسكت العالم اصبع اصبع على فمك كلمة تحكي شو المعنى شو فيها اذا صوتك اعلى سمع وتسكت العالم اصبع على فمك اصبع على فمك اي buongiorno ragazzi oggi è lunedì 9 settembre e sono con questi occhiali schifosi, con questa faccia schifosa, con questo umore schifoso. Ma non è vero, dai, l'umore schifoso solo per le occasioni speciali, però diciamo che non è una delle giornate migliori nelle quali mi sia piaciuto svegliarmi, ecco. Cerco di stare nel flusso anche quando sto facendo qualcosa che non mi piace fare, come ad esempio andare nella direzione verso la quale sto andando, perché quest'anno sto davvero bene dove sono e quando sto bene dove sono non ho voglia di cambiare posto. Penso che sia qualcosa, ecco, a livello mentale, lineare, non so, chiamatelo come volete, a livello semplicistico è veramente un pensiero lineare semplice, appunto. E non mi piace un posto, non ci voglio andarci, non che non mi piace Lanzarote, cioè io sono partita con l'idea di, non vedo l'ora quasi di tornarci, e solo che siamo arrivati a un livello di non ho voglia di partire, che la metà basta, vabbè, comunque andiamo, cerchiamo sempre di stare dentro il flusso, dicevo, quindi il flusso vuole questo rientro, quindi abbracciamo, prendiamo qualcosa di comodo per farci trasportare fino a Lanzarote, perché l'unico modo di far arrivare in fretta quel momento, vi dirò, perché quando... No, non è vero, perché quando vuoi che non arrivi un momento, arriva. Quindi non c'è bisogno di chissà cosa per far volare il tempo. Purtroppo il tempo sta volando, è buono. Sta volando ormai da 15 giorni. Arrivati al 15 di agosto è stata tutta veramente una volata. Quindi oggi mettiamo in piedi sto camper... Per la partenza è buona, però cerchiamo di accomodarci in questo bellissimo, comodissimo flusso e cerchiamo di ammaiarlo più che altro, che non è così facile. Aspettate un attimo. Niki, non so dove sono i cerotti. Dove sono i cerotti? Non so dove li tenete. Cavati le scarpe. O se no sono lì, sì, non lo so. Ma questa svingata. Allora lasciamo stare. Prendiamo su solo questo. I miei libri, perché devo farlo. Mi metterò, non so neanche dove, dovevamo andare col camper. Niente, non porto su niente, lo faccio oggi pomeriggio, come faccio? Ho il figa, preparo tutta la roba da stampare da buffetti per il corso. Lo faccio a mezzogiorno. Sì, vai. Perché o mi metto lì in casa con mia nonna, ma sì, dai, lo prendo super sicurezza, che se prendo voglia, tieni. Devi portare anche dell'altra attrezzatura là. La seduta per dread ce l'hai? No. Porta su sta roba. Ok. Grazie. Ma è qua, mamma. Cosa? Io. Ah, vedi che è in mezzo, va? No, non stai qui. Sto raccontando, Niki, che adesso cerchiamo di metterci nel flusso e di amare quello che arriva.
e anche con entusiasmo di abbracciarlo, perché altrimenti è tutta vita sprecata. Se passiamo il tempo a dire no, non ho voglia di fare questa cosa, che addio, schifo, addio, ciao. Addio. Ragazzi, non è il modo di vivere questo qua, assolutamente. Cioè, non è il modo di vivere bene, quindi proprio noi siamo l'anti vivere male. Quindi per quanto ci dispiace, cerchiamo di vivere il momento che abbiamo vissuto come un bellissimo... Cioè, abbiamo avuto del culo vivere un momento figo, o no? Non con rammarico, perché questo periodo è finito, quindi punti di vista, una cosa bella. Non ce la farai entro mattina? Qua. Eh? A metterlo in piedi per portarlo da tua mamma in garage? Certo. Aspetta, tieni su qui. Non posso mollare le cinture. Mamma. Che brutte che sono, non potevano comprare le nuove, le cinture? Figa, no, eh? Perché? Guarda che... Porco cane, bon, un femmine. Siamo nella merda. Ma lo fa sempre? No, di solito no. Guarda. Beh, posalo qua. C'è già su. No, no, no. No, no, no. No, ecco. Facciamo un sacco, già c'è il vetro rotto, saltiamo fuori come dei grilli. Partiamo mercoledì. Ah, sì. E qua, vai, vieni. Non ci vede lui? Così ci sei, sei distante, va? Vai così. Ho io controllo qua. Harry, c'è il mio computer per terra. Aspetta, aspetta. Grazie. Qua puoi andare, guarda dietro. Qua c'è passato. These weeks getting split. Man's better breeze than sprint. It's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and it is. So make sure it's X that you wanna rally with. I'll make a big man turn to the kid. Shout out Scoville. Bon, ragazzi, dato che sto preparando il camper per la partenza, ne approfitto per fare una piccola recensione di una cosa che mi è arrivata da Temu. Vediamo. Allora, adesso vi faccio vedere. Allora, abbiamo preso questo aspiratore
a pistola con filtro intercambiabile, può aspirare l'acqua, c'è scritto con i suoi due beccucci e il suo caricabatterie. Allora adesso lo proviamo e così vediamo se aspira o non aspira. Io prima di prenderlo ovviamente ho guardato due recensioni intanto per vedere come com'era, e dicevano che era buono, che c'è che aspirava abbastanza. Io lo devo mettere sulla furgo in affitto, quindi che così se lo usano quando vogliono pulire un po', insomma c'hanno il suo aspiratore. Proviamo. Vediamo che qua c'è dello sporco. Sporco, sporco, sporco. Vediamo. Questo ovviamente serve per tirare su le piccole cose. Però c'è da dire che... non va male. Proviamo anche il moquette. Vedete che non è malvagio? Per fare le piccole cose vi dirò, vi dirò che non va proprio male. Poi ragazzi, una piccola recensione ovviamente, nel senso che vi ho fatto vedere che aspira bene, adesso continuo a aspirare un pochino e vediamo a che punto arriva di riempimento, a vedere quando è che non tira più, poi ve lo so dire. Per tirare tira, per fare le piccole cose, diciamo che 15 euro si possono anche spendere per il camperino, da tenere in camperino, hai capito? E ti fai tutti i tuoi ciapinazzi, aspiri tutte le fessure, queste robe qua, è fantastico. Ecco, guarda, l'ho appena vuotato perché non aspirava più. Ovviamente è piccolo, non tiene tanto materiale, però non va male. L'unica cosa, adesso vi faccio vedere, che ripeto, sempre 15 euro, sempre, insomma, non è un aspiratore da 100 euro, quindi uno non può neanche tanto lamentarsi, però l'unica cosa che ha è questa. Vedete il filtro? Non ha nessun tipo di incastro, è un po' buttato lì, ecco, però per il resto molto bene. Qualora foste interessati, perché vi piace questo prodotto, vi dico che lo potete avere solo a un euro solo, grazie al nostro codice sconto. Però vi carico come fare per comprarlo con solo un euro e tutte le cose nel prossimo video, che farò proprio un video dedicato con diversi prodotti. E mi hanno fatto un regalo spettacolare, cioè nel senso che nel dibattito della collaborazione diretta con Temu abbiamo ottenuto, insomma, perché non è che ci piace tanto dire recensisco questo, faccio la recensione di questo prodotto e poi sono prodotti veramente costosi o cose di questo tipo, o comunque, cioè, noi l'abbiamo avuto ovviamente o a prezzo molto inferiore o proprio non pagato, perché ovviamente la casa ti paga per, cioè ti paga, ti regala il prodotto per fare una recensione sostanzialmente. Io ho ottenuto, parlando appunto direttamente con
la controparte, che voi abbiate lo stesso privilegio. Però di tutto questo ve ne parlo in un video, ripeto, dedicato, che penso uscirà subito dopo questo, o comunque lo trovate nella sezione recensioni proprio del mio canale. Ripeto, però andrà caricato subito dopo questo qua, credo, se non quello dopo ancora, quindi non ve lo perdete. Buongiorno ragazzi, è arrivato il giorno della partenza. Voglio dirvelo con entusiasmo, anche se entusiasmo non ne ho, perché almeno così mi autoconvinco che devo essere entusiasta della cosa. Non è vero? Abbiamo il camper da finire di riempire, sta arrivando l'ultimo Eddy, dobbiamo fare la revisione, devo preparare la roba per il corso, dovrei fare degli esercizi per il corso che ancora non ho fatto. Cioè, veramente, è stata una giornata pessimissima, e nel senso sarà una giornata, non è stata pessimissima, però dai, proviamo ad arrancare in una qualche maniera questo rientro a Lanzarote che non abbiamo voglia di fare, l'abbiamo già detto? Sì. Però non andiamo a Lanzarote, andiamo a Como, piccola deviazione, andiamo al corso che ci porterà via fino a domenica, poi inizierà la scalata, il viaggio verso Lanzarote. Allora ragazzi, noi qua stiamo svuotando. Cosa stai facendo, Niki? Ma cosa hai fatto fino adesso, scusa? Sto vuotando. Dicevo, siamo stati dei poveri ebeti che non abbiamo fatto questa cosa prima, quindi ora in 10 minuti la faremo. Infatti ciò sono dai miei, anzi no, non sempre, perché la prima volta i miei big bubble in bocca, che mi ha dato uno dread, vabbè. Dobbiamo realizzare il video della vendita di questo camper qua, perché così non lo facciamo a Lanzarote ed è assolutamente un valore aggiunto, quindi facciamo le foto e tutto, andiamo pronti. Casino, voi che dite? Allora, intanto lo zio Eddy qua ha caricato con Nick il mitico pannello solare di un lavoro grosso che deve fare Nicola quando è ora, non so chi era, scusate. E niente, adesso io continuo a riempire il camper. Di saluti, cose di questo tipo, perché già è un momento, ecco, difficile nostro, e vogliamo che rimanga, insomma, un momento nostro, perché non lo so perché ci va così e semplicemente facciamo così, quindi camper pronto, pronti per partire,
sera si va a comodo. ¿Me quieres? No me quieres. Ya aclaro que te alejes. ¿Me quieres? No me quieres. Ya aclaro que me dejes. Todo estaba tan bonito hasta que empezó a fallar. Hubiera sido infinito, pero este amor no vale más. Ya te digo la verdad, yo no vuelvo para atrás. Quiero ya mi libertad. No vale más, no me llame más. Saco mi cadena.